aiuto, ci hanno sequestrato. Buongiorno! Ciao Filippo! Ciao! Ore 7 del mattino, lasciamo la casa San Paolo nel convento dei frati cappuccini qui a Viterbo. Se vi dovessi consigliare questo posto per dormire, ma sicuramente sì, è una struttura molto pulita, danno le coperte, quindi lenzuola, federa. Qui proprio all'uscita del convento c'è la fontana per i pellegrini per riempire le borracce d'acqua. Si parte! Rispetto alla volta precedente sono riuscito a diminuire il peso dello zaino di circa 1,5 kg. Adesso il mio zaino pesa 6,5 kg con dentro l'acqua, il cibo, quindi diciamo che una volta scaricato arriva a pesare 5 kg a dir tanto, ed è fighissimo viaggiare leggeri così. Come ho fatto a portare lo zaino ad essere così leggero? Vabbè, lì barbatrucchi. Se qualcuno di voi è interessato, lo scriva nel commento e magari ci faccio un video dedicato, visto che su YouTube adesso va un sacco di moda questa cosa. E se vedete questa faccia, è la mia faccia delle 7 del mattino. Non siamo ancora entrati nel centro storico. Lasciando il convento, si scende sempre tutto dritto fino a che si entra nella porta del centro storico di Viterbo. Tutto dritto. Quando si arriva a via dell'Orologio Vecchio, noi abbiamo scelto di girare a destra perché questa strada ci riporta sul corso, e poi anche perché stiamo cercando un bar dove fare colazione. Qui siamo in piazza del Plebiscito, da dove parte il punto tappa ufficiale della Francigena. Andannate? Dove si va? Dove bisogna andare? Bisogna fare attenzione a un dettaglio particolare. Qua in città i segnali, almeno in questo tratto, i segnali non sono bianco-rossi, ma sono giallo-azzurri. I segnali della Francigena, ovviamente. Da qui si va in questa direzione qua, ovvero via di San Lorenzo, la via che porta direttamente a piazza San Lorenzo. Per chi se lo stesse chiedendo, la distanza tra il convento di Frati Cappuccini e piazza Plebiscito è esattamente di 1,150 km. Piazza della Morte si continua sulla destra. Per la cronaca, se stai cominciando a guardare questa avventura partendo da questo di video, avrai notato che chiaramente stiamo camminando per Viterbo e non stiamo dicendo una maledetta mazza. Questo perché? Perché ieri abbiamo fatto un video che si chiama Pre-Francigena, dove abbiamo appunto raccontato di Viterbo, abbiamo raccontato insomma della Francigena, un sacco di cose interessanti e carine, e se hai voglia di andartelo a vedere lo trovi insomma linkato qui sopra, qui sotto, eccetera eccetera. Quello è il Palazzo dei Papi, e proprio sotto la loggia dei Papi c'è una piccola scalinata. Da lì si scende e comincia ufficialmente la Francigena, che si allontana dal centro storico di Viterbo. E a sto giro un dite che non vi sto dando le indicazioni tecniche, perché... Dopo le scalette, da qui si va a sinistra, si trova l'indicazione qua sull'inferiata e si prosegue tutto dritto. La tappa di oggi, che è la numero che non mi ricordo, insomma lo leggete in questo momento in sovraimpressione, della via Francigena, è lunga all'incirca 17 km, qualcosina meno con più precisione quando arriveremo a Vetralla, ed è appunto la tappa che va da Viterbo a Vetralla.
bello qui, eh. Cioè, come camminare dentro un canyon. E questo è tufo. Tufo scavato. Non tofu, eh. No, no, tufo. No, guarda bello qui. Siamo in un paradiso, davvero. No, guarda, cioè, questa la faccio in presa diretta, questa ripresa qui, perché è spettacolare. No, guardate. No, bah, che meraviglia. Entra nella grotta. Bellissimo. Andiamo a scoprire la grotta. C'è un po' di sudicio. Chissà che c'è qui dietro. Continua lì. No, si ferma lì. Un po' buio qui, eh. Siamo circa al chilometro 3 e fino adesso è tutto asfalto. Però molto piacevole, anche perché è in mezzo alla natura, non c'è nessuno e tra le altre cose il dislivello è minimo, anzi in realtà adesso siamo in discesa e comunque l'intero dislivello di questa tappa sarà molto molto easy. Al momento stiamo procedendo ad una velocità di crociera di 5,5 km orari, che insomma è una velocità tutta di rispetto, soprattutto per un tortellino di piano come me, che insomma dai. Giacomo, sì? Ma quel canyon laggiù non ti ricorda vagamente una vagina? Guarda, entra dentro la macchina. Non me la ricordo più, quindi penso sì. Sì, un po' sì. Appropinquati, vai, infilati dentro. La punto è entrata ora. È entrata ora. Bene. C'è nessuno! Questa tappa finora si è rivelata veramente bella, entusiasmante, ci garba di brutto. Ma tutta all'ombra. È quasi tutta completamente all'ombra. Cioè, da dirlo che non è poco, anche perché noi si sta facendo la francigena ad agosto, quindi insomma. Ma guarda che bellezza qui, no? Cioè, ragazzi, dai. Foto, ora si fa la foto. Ci chiedevamo come mai su questa strada non ci fosse tutto questo traffico e l'abbiamo scoperto, perché praticamente è interdetta ai non residenti, e questa è una cosa fighissima, veramente, soprattutto per chi la fa a piedi come noi. Come si chiama, Giacomo, questa strada? Magari metto in sovraimpressione i dati del... come si chiamano? Perché io la mattina ho il cervello e fa plim plom e quando voglio dire un osso non ci riesco. È un flipper adesso. Campagna. Comunque, io ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Ma io ti voglio bene davvero, non mi fai finta. Anch'io ti voglio bene per davvero. Cioè, bene, bene in quella maniera lì, da amico sempre, eh. Ora. Non è che tu mi sei diventato. No. No, però in mezzo a questi campi, hai visto? Che ti devo dire? Ti viene voglia di. Di far che, oh! No, dico di dire. Di dire a un amico che è un amico, no? Ufficialmente l'applicazione della francigena segnala come nota negativa che su questo tracciato, su questa tappa, non ci sono rifornimenti d'acqua. Noi finora effettivamente non li abbiamo trovati, però mi riservo ad aspettare ad arrivare a fine tappa per darvelo per certo. E finalmente, dopo 4 km e 61, sì, che cosa facciamo? Si lascia l'asfalto. Primo bivio, strada bianca. Io sto cercando di raccontarvi, insomma, tutto quello che dal punto di vista tecnico del percorso mi viene, no, di notare. Può capitare che magari voi cerchiate qualche informazione diversa, dettagliata, e in questo video non la trovate perché magari semplicemente non l'ho raccontata. Scrivete semplicemente un commento con la domanda specifica che volete sapere, e se ho modo di rispondervi lo farò con grandissimo piacere, grandissima gioia, e ci mancherebbe altro, tra camminatori ci si aiuta sempre.
Guarda che lo vedo che stai riprendendo. Sì, sì, vedo il pallino rosso. Sai dove lo puoi mettere? Ce l'ho in mano. Ciao ragazzi, buongiorno. Con la merda davanti alla telecamera. Storia, dove sei arrivato a Roma? No, siamo partiti da qui, da Viterbo. Voi invece siete da Siena. Ah, vi siete fatti già i 30-30-30, complimenti sì, ragazzi, siete degli eroi. Grazie. Comunque volevo dire che ci siamo fermati a chiacchierare nelle favelas. Ci stiamo cominciando a moltiplicare, come del resto accade su tutti i cammini di pellegrinaggio. Si parte da soli, si parte in due e poi pian pianino si conosce altri camminatori, si fa amicizia, si socializza e si condivide questa esperienza che è sempre unica e non si può raccontare a parole, va provata. Stiamo camminando da quasi due ore e praticamente ora che stiamo costeggiando la superstrada che porta a Civitavecchia, giusto Giacomo? Sì, credo di sì. Siamo appena arrivati all'uscita di Viterbo Sud, cioè praticamente è come dire che non abbiamo camminato una sega. È la depressione in perfetto. All'ottavo chilometro si ricomincia con l'asfalto, ragazzi. In realtà dopo 8 chilometri 200 metri. E le macchine. E le macchine. Oh, finalmente si lascia la strada asfaltata. Qui il sentiero comincia a essere bello disconnesso. Però devo dirvi la verità, rispetto all'asfalto io preferisco camminare qui mille volte. Il nono chilometro per ora, ragazzi, è quello un po' più ignorante perché siamo in mezzo alla campagna sotto il sole, la temperatura comincia a salire e si sente parecchio. Che fai? Rubi la frutta? Giacomo ruba sempre la frutta. Fichi li voglio anch'io. Ma mangi anche la buccia? Finché un cimpallina no. Al chilometro 10 spaccato c'è un punto di sosta, un punto di ristoro e anche un cartello che spiega tutta sia la storia che il percorso della Francigena, o meglio la tappa che stiamo facendo. Giacomo giustamente mi fa notare che al tavolino hanno appena piantato degli alberi, quindi forse tra 40 anni quando tornerete troverete il tavolino sotto all'ombra, dei bellissimi alberi e all'ombra. Ecco. Ci si ferma in macchina all'ombra. Si spezza la testa. Fermiamoci. Il problema è che poi quando ripartiamo farà ancora più caldo. Ma però... sì. Pesa, eh. Sì. Pesa. Secondo me la numero uno è la ragazza dietro di noi che sta camminando con l'ombrello. Però... sì. So se l'aspetto dietro l'albero glielo rubo. Tipo giapponese. I fogli imboscati. E dice brutto. Le donne non si toccano neanche con un ombrello. No, ma io gli rubo l'ombrello. Cioè, appunto. Gli lascio 10 euro. Beh. Ma sai che ore sono? Le 11. Si muore. Allucinante. Vieni, vieni! Dice non ti fanno nulla! Col bastone! Attacca a me! Undicesimo chilometro, ricomincia l'asfalto! Ancora 11? Ancora 11, sono solo 11, sì.
Giacomo ha finito l'acqua. Quella dell'acqua su questo tratto mi rendo conto che è una delle difficoltà principali. Di per sé il percorso è bello, è molto silenzioso, ecco, a parte tutti questi cani che ogni tanto abbaiano, sono cani da guardia, è normale, però l'ho trovato particolarmente calmo, silenzioso, riflessivo, cioè nell'insieme bello, davvero, mi è piaciuto tanto, per quanto non siamo ancora arrivati, ma insomma, mancano ormai gli ultimi chilometri. Ah, il coltello. Mi sei Crocodile Dundee, eh? Chilometro 13,70. Fichi d'India. E guardate cosa abbiamo trovato al chilometro 14,24, quindi 14 chilometri e 240 metri. Acqua potabile, quindi in teoria qui c'è un punto rifornimento d'acqua. Adesso andiamo subito a cercare, perché Giacomo è senza, a me non è che ne è rimasta tantissima. Per ora non troviamo niente. Ma badando, non ci credo. Cioè, siamo delle fave, e lo dico in diretta. C'è anche la panchina. Ci siamo passati davanti, c'è la panchina, c'è la fontana e non si è vista. Tanto che era la foga di trovare l'acqua. Mirko e la Flebo, titolo. Flebo d'acqua. Ah. Ecco, lo fa schifo, C'è proprio. Bleh. Però è fresco. Abbiamo trovato un punto pellegrini. Possiamo mettere anche il timbro. Sì. Scrivere il proprio pensiero. Levarsi gli aghi dei figli d'India. Giacomo ha gli aghi dei figli d'India anche sulla lingua. Ma lì c'è scritto potabile, quello è l'acquedotto. Però cioè, a me ha detto così, quindi io tiro dritto e ne ho. E intanto che ci avviciniamo a Vetralla abbiamo incontrato un altro pellegrino camminatore, Michele da Venezia, che tra l'altro fa tappe da 40 km e questo fa di lui già un po' il mio piccolo eroe, perché cioè 40 km io neanche mentre dormo riesco a farle. Senti, visto che te sulle gambe c'hai molti più chilometri di noi, a quanti chilometri sei arrivato più o meno? Ma adesso sarò a 170. Ti è già arrivata la crisi del pellegrino? Sì, sì, oggi. Quella del basta, voglio tornare a casa. Oggi? Sì, oggi è il tuo primo oggi giorno. Oggi è la mia tappa più facile, ma veramente non si arriva più. Però vedi, il fato adesso ha trovato. Visto, provveduto, tu ha trovato noi che ti si e adesso andiamo tira avanti. Su. E ora si va alla sorgente. A far bagnetto a piedi. Eccoci qua, questa non è acqua potabile, ma una sorgente a pochi chilometri, un paio di chilometri da Vetralla, dove ci si può camminare letteralmente dentro. Sedicesimo chilometro. È così, come lo vedete. Asfalto, tra l'altro nero, che ribolle. Basta. Ultimo chilometro di salita e poi c'è Vetralla. E la doccia. E poi birra. 17 chilometri e 10. Entriamo in contatto con il primo centro urbano abitato di Vetralla, ma non è il centro di Vetralla, quindi dobbiamo ancora proseguire per arrivare alla fine, al fine punto tappa. Punto storico. Bar. Tanto per la cronaca, quella che stiamo attraversando in questo momento è l'antica Cassia, Via Romana, e adesso andiamo da Benedetta. Lo stemma dei pellegrini c'è, e allora siamo i benvenuti. Voglio spendere due parole per il ristorante bar da Benedetta, perché ragazzi ci siamo trovati veramente come a casa, un'accoglienza strabiliante,
veramente. Addirittura ci hanno trovato anche posto per dormire a 15 euro a notte, praticamente nel loro bed and breakfast personale. Comunque qui c'è anche l'albergo, però insomma, visto che ci ospitano loro a 15 euro a notte, devo dirvi la verità, un ottimo prezzo, rapporto qualità prezzo incredibile. E anzi, vi lascio molto volentieri anche i contatti, se ne avete bisogno, se li volete chiedetemeli nei commenti e ve lo scrivo senza problemi. E quindi, se venite a Vetralla, io vi consiglio assolutamente di venire qui, di fermarvi a fare un pit stop. Chiaramente è un punto welcome in Pellegrini, ma veniteci e non rimarrete delusi, ve lo garantisco, veramente sono bravi, 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 bravi. Una stanza, invece questa è praticamente una casa gigantesca. Io voglio venire a vivere qui. Non so se si vede quanto è grande. Giacomo, vai in fondo, sì, vedere quanto è grande. Corri. Dai, è spettacolo! Bellissimo. Col camino, ci sono i letti. Cioè, davvero dovete venire a dormire qui se venite a Pretralla. Ciao Mino, ma che fai? È buono! Ve la godrete di brutto. 5 stelle, 15 pollici in su. E lei la Chiara? Oh. E lei la colpevole, eccola qua. Mi avete colto in flagrante. Quindi quando venite a Vetralla trovate lei, che vi fa anche le radiografie se ne avete bisogno. Perché in realtà lei è una radiologa, giusto? Quindi se avete problemi al ginocchio come me, passiamo alla risonanza. Esatto. Questo è l'episodio della prima tappa, primo giorno. In realtà è già il secondo, perché c'è stato anche il pre-Francigena girato ieri a Viterbo. Vi invito ad andarvelo a guardare, perché secondo me potete trovare cose interessanti. Se avete delle domande specifiche da fare riguardo al percorso e alla tappa di oggi, scrivetelo nei commenti e vi risponderemo con grandissimo piacere. Se possiamo aiutare altri camminatori e pellegrini, lo facciamo sempre con il cuore. Ciao. Aiuto, ci hanno sequestrato! No, adesso vi porteremo in un posto fantastico! Ma dove ci state portando? Noi dovevamo far vedere Vetralla! Guardate il sole! Io vedo il mare. C'è il mare? Stiamo andando al mare! Questo è l'evento dove ci portano questa sera. Praticamente l'intenzione è quella di farci pesantemente ubriacare. E con me non sarà particolarmente difficile, visto che io sono astemio. Quindi, auguri. Scusi, sequestratore. Adesso andiamo a fare il biglietto e poi faremo tutto il percorso con la degustazione di 60 etichette diverse. Si mangia! Ciao! Finalmente! Buona. Giaomino ha preso la gamberona, sì, con la zucchina, tipico piatto. Mi sono fatto male, lo sapevo, mi sono fatto male. Passa te. Roba da matti, io sono scioccato, roba da matti, te lo giuro, no.